La New Wave improvvisamente si nega e la nuova onda scompare, sommersa da un mare di indifferenza. A momenti di isterismo, identificazione, passione, i giovani hanno alternato disinteresse, assenza. Se ne sono andati senza un applauso, senza chiedere un bis, in silenzio. È accaduto a Brescia al concerto di Iggy Pop, profeta del rock, antidivo del punk, soldato, idiota, personaggio leggendario, uno degli inventori del heavy metal rock, il rock pesante, il sound di Detroit, dove debuttò alla fine degli anni 60. Iggy Pop canta una realtà violenta, dura, oltraggiosa. Lo fa con aggressività e vuole l'aggressione. Sputa sul pubblico, salta, si contorce fino allo spasimo. Vomita le sue canzoni che parlano di sesso, di ossessioni. Mangia il microfono, lo lancia sul pubblico che risponde provocando alle sue provocazioni. Iggy Pop, redivivo, ex eroinomane, riciclato dalla New Wave, fa una musica che è un cocktail di ingredienti, in cui non senso e ironia hanno il sopravvento. Fa parte della rinascita musicale, di cui ci sono segni dovunque in questo momento. Una rinascita che ha uno strano andamento, senza regole fisse, senza etichetta. La ricerca di linguaggi, la voglia di essere in movimento, sono i cardini su cui si muove. In provincia, a Brescia, all'entusiasmo è seguita l'indifferenza. Iggy Pop suonerà questa sera a Pesaro, poi a Firenze e a Milano. Probabilmente le reazioni saranno diverse. Stasera la Questura di Roma ha vietato le manifestazioni che erano state promosse per lunedì 12.